La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha incontrato i vertici degli uffici giudiziari del distretto di Corte d'Appello di Palermo. Sul tavolo la riforma dell'ufficio per il processo. La riforma non si fa con un tratto di penna, ha detto la guardasigilli, non esiste un disegno perfetto ma si attua per tappe progressive. La ministra è arrivata in città in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di attività della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Oggi sono state organizzate iniziative nelle scuole, ce ne parla Ernesto Oliva. Sicuramente è un documentario molto interessante che diciamo, ci ha dato una visione che già conoscevamo, ma comunque sempre interessante da rivedere e da riproporre anche a noi giovani, che abbiamo sicuramente un compito importante da questo punto di vista nel ricordare e tramandare ancora tutto quello che sappiamo che è successo e che deve essere sicuramente ricordato. Sugli schermi allestiti all'interno dell'aula bunker scorrono le immagini di Giovanni Falcone contenute nel documentario DIA 1991, parlare poco, apparire mai. I ragazzi di alcuni licei e della facoltà di giurisprudenza di Palermo seguono il racconto delle vicende di mafia che segnarono Palermo in anni in cui non erano neppure nati, delitti e stragi di un passato per loro sconosciuto. Non manca però la consapevolezza. Credo che in quanto frequentante di giurisprudenza sia molto importante sapere cosa sia la mafia e soprattutto continuare a combatterla perché esiste ancora oggi. L'incontro con gli studenti all'aula bunker è uno degli ultimi appuntamenti con i quali la DIA ha voluto ricordare a Palermo i 30 anni di attività. Il suo direttore, Maurizio Vallone, sottolinea l'importanza per questi giovani di credere in un futuro di legalità. E se invece pensano che un'alternativa unica è quella di assoggettarsi alle logiche dei clan, quella di pagare il pizzo, quella di abbassare la testa di fronte alle vessazioni delle organizzazioni criminali, faranno sempre una vita da sudditi, una vita da schiavi.